Gli scontri diretti tra le prime della classe. Fasano con Versano, Merano Pressano e qua Bressanone ovviamente, il derbissimo alto atesino tra l'SSV Brixen e l'SSV Bozen. Kolodziuk, il tiro di Kolodziuk lambisce il palo destro di Selva Hermones. E così entrambe le squadre hanno fallito il loro primo tentativo d'attacco. Derby all'insegna dell'equilibrio, chiaramente, anche se attualmente la posizione in classifica delle due squadre è abbastanza, vedi un divario abbastanza netto, con il Bressanone al punteggio pieno al primo posto e il Bolzano al settimo posto con 10 punti all'attiva. Il tiro di Dejan Turković alla posizione di terzino sinistro viene bloccato da Volarevic, ma c'è il fallo di Kolodziuk e così il Bolzano fruisce del primo dei 7 metri con Dejan Turković sulla palla. Turković va subito a segno e provoca il primo vantaggio degli ospiti. Partita all'insegna degli ex, dicevamo, ben 4 nelle file del Bressanone e 2 nelle file del Bolzano, per cui le due squadre si conoscono a memoria. Passaggio errato di Stricker con il Bolzano che si porta in attacco. Turković, ed è ancora Turković a trafiggere Volarevic e così sono due le reti del Bolzano in questi primi 3 minuti di gara. C'è da giurare che le due formazioni ce la metteranno tutta per incamerare i due punti in palio, se non altro per il prestigio che assume sempre questo derby. C'è fallo di sfondamento di Endri Tiballi, nulla di fatto per il terzo attacco brissinese, che consente così ai biancorossi bolzanini a impostare la loro azione d'attacco con Dejan Turković al centro dell'attacco, Panzic sul mezzo sinistro, entra Dejan Turković fermato prima da Endrit e poi da Mimikos, ammonizione per Endrit Balli. Panzic, Udovicic, Panzic, il tiro di Udovicic è alto sopra la traversa di Volarevic. Bulzamini, che rientra oggi dopo un periodo di infortunio, e va subito a segno con un perentorio tiro dai 7 metri. 1-2 allora il risultato al quinto minuto del primo tempo. Bressanone a gran completo, Bolzano che deve invece fare a meno di Felipe Gaeta e probabilmente anche di Marco Fantinato, che è a referto, che però sembra infortunato. Va via Arcieri tutto solo e sbaglia clamorosamente la porta di Hermones, palla che si stampa sull'esterno del palo sinistro di Hermones. Ghiotta occasione fallita da Stefano Arcieri. Turković, Pancic per il Bressanone, l'imperativo è quello di fermare le tre bocche di fuoco del Bolzano. E Panzic fa subito vedere la sua forza di tiro e va a segno, mentre il Bressanone fallisce ancora
sul portiere. Ne approfitta il Bolzano che con Topo Volec segna la sua quarta rete. Rimane a terra il numero 24, Tim Topolovic, che si è scontrato con Mate Volarevic. Dicevamo, quattro gli ex nelle file del Bressanone che in passato hanno già militato nelle file dei Bolzanini, e precisamente Arcieri, Dapiran, Volarevic per l'appunto e Martin Sonnerer, che peraltro in questa stagione non ha ancora ripreso il gioco dopo l'infortunio e i legamenti incrociati. Nelle file di Bolzano invece Basic e Fantinato, ex del Bressanone. Inizio di partita decisamente a favore degli ospiti bolzanini, che conducono il parziale per 4-1 quando è scoccato il sesto minuto di gioco. Farà bene adesso il Bressanone a porre più attenzione nelle sue azioni di attacco. Kolodziuk, Stricker, Bulzamini, entra ancora Bulzamini e segna la sua seconda rete. Bulzamini tenuto a riposo nelle due partite di Coppa Internazionale. Bulzanini reclamano sfondamento, gli arbitri dicono di no, ed è Stricker, il cui tiro però è neutralizzato da Hermones. Il resto sì, protagonista nella partita di sabato scorso contro il Fasano, vinto inaspettatamente dai biancorossi. Stricker, Bulzamini, palla per Di Giulio. Stricker, Kolodziuk, Ivalli. Bella combinazione dei brissinesi, che liberano in balli sulla linea di 6 metri, 3-4, parziale 0-2 per i padroni di casa. Dicevamo che il Bolzano di quest'anno è imperniato soprattutto sul trio dei terzini del centrale, ossia Pancic, Turković e Udovičić. Questa volta è Volarevic a dire di no a Pancic. Bulzamini scatenato, Davide Bulzamini, che procura così il momentaneo pareggio sul 4-4 dopo che il Bolzano era partito a razzo con un perentorio 4-1. Imposta nuovamente il Bolzano con Turković, Udovičić, Pancic. Guai a lasciare andare il tiro a Pancic, che non si fa pregare due volte, e in fila Volarevic nell'angolino sinistro basso. Stricker riesce a sopporre il suo diretto avversario e andare al tiro, però è fallo. E allora 9 metri per i padroni di casa, già eseguito da Endri Tiballi. Stricker in cabina di regia in questo inizio di partita al posto di Ardian Iballi. Palla recuperata da Kolodziuk dopo la parata di Hermones. La difesa bolzanina è entro l'area, allora 9 metri per i biancoverdi di Davor Ciutura. Stricker marcato stretto. Arcieri adesso come doppio pivot, variante tattica. Ed è ancora Bulzamini, letteralmente scatenato in questo inizio di partita, con la sua quarta rete sulle 5 segnate da Bressanone. Rossignoli adesso alla posizione di ala sinistra,
Andrea Basic sulla posizione di pivot. Panzic che supera il suo diretto avversario, dà la palla a Basic che dalla posizione di ala riesce ad andare a segno. Un po' affannose le azioni offensive del Bressanone, che incappano in troppi errori superficiali. Questa volta il tiro di Davide Bolzamini lambisce solo il palo sinistro di Armones. Va via ancora il Bolzano con l'opportunità di portarsi sul più due. Turković e Panzic. Udovičić e Udovičić dalla posizione di terzino destro in fila la porta brissinese. C'è un fallo su Kolodziuk, ammonizione per Udovičić e 9 metri per il Bressanone. Nel frattempo la palestra si è affollata di spettatori, con un po' di ritardo anche per via dell'inusuale orario intrasettimanale. Stricker, grande protagonista di questo inizio di campionato, è anche il miglior marcatore dei biancoverdi. Bolzamini, Kolodziuk e bella rete di Stanislav Kolodziuk, che pure aveva dovuto saltare qualche partita di inizio stagione per via di un infortunio alla gamba sinistra. Ora però tornato in auge, è una pedina fondamentale per il Brixen, essendo l'unico mancino in squadra. Panzic vede pronto Volarevic, che devia la palla sulla traversa e riparte il Brixen. Bel servizio di Bolzamini su Endri Tiballi, che non perde l'occasione per riportare i suoi in parità sul 7-7 quando siamo giunti al 12° minuto del primo tempo. Entra il numero 34 Zoe Mizzoni al posto di Basic nell'attacco brissinese. Turković, sorvegliato speciale ovviamente per le sue note doti di realizzatore, quest'anno coadiuvato da Panzic, che reclama un fallo che però gli arbitri non concedono. Va via il Brixen, Kolodziuk si alza ed è ancora Bolzamini a insaccare e a portare così per la prima volta in vantaggio i padroni di casa. Ben 5 le reti di Bolzamini in questi primi 14 minuti. Udovičić fermato fallosamente. C'è una munizione per Kolodziuk. Turković stava andando al tiro, però il gioco era ancora fermo. Riprende ora con il fischio dell'arbitro. Adesso Udovičić spostato sulla posizione di terzino sinistro. Palla per Zoe Mizzoni, che però compie fallo d'attacco. Palla consegnata ai brissinesi. Bolzamini, che oggi è veramente
incontenibile con un tiro in doppio appoggio, sorprende Hermones. A questo punto, quando giungiamo al 14esimo, Mario Sporcic, l'allenatore bolzano, chiamerà a colta i suoi per aggiustare ovviamente qualcosa in difesa. Del Bolzano di quest'anno c'è da dire che la squadra si dimostra molto efficiente in attacco e un po' meno in difesa, dove è la squadra con molte reti subite, solo 3 formazioni del fondo classifica hanno subito più reti del Bolzano. Bolzano, approfittiamo per ricordarlo, che ha disputato un campionato sino ad ora alterno, andando a vincere a Rubiera e sconfiggendo il fortissimo Fasano sabato scorso, per andare poi a perdere 2 partite interne contro Albatro e Cassano. Il tutto per 10 punti in classifica e alla posizione di centro classifica. Il Brixen par suo ha vinto tutte le 8 partite sinora disputate, compresa quella nello scontro diretto con il Conversano, con 2 vittorie pesanti in quelli Siracusa e a Cassano. Si riprende dunque dopo il time out di Mario Sporcic, e appena lasciato libero il momento, Turković va a segno per la 3ª volta. È entrato in campo Ardi Aniballi al posto di, no, non al posto di Lucas Stricker, al posto di Bolzamini. Stricker sulla posizione di terzino sinistro, Kolodziuk di Giulio, Stricker, Kolodziuk, Ardi Aniballi. Il suo tiro è senza troppe pretese, facile preda di Pedro Hermones. La palla però rimane in possesso dei biancoverdi brissinesi, che impostano nuovamente la loro azione offensiva. Stricker, Ardi Aniballi, Kolodziuk, mano degli arbitri alzata nel segno del passivo. Bellissimo servizio per Di Giulio, che viene però parato il suo tiro da Hermones. Va via il Bolzano con Zoe Mizzoni, che con un pallonetto infila Volarevic. Parità 9-9. La partita sta mantenendo quello che tutti si attendevano da un derby che è molto sentito da entrambe le squadre. Kolodziuk. C'è un fischio degli arbitri, non ho capito per la verità per quale motivo. Va via Turković. Servizio ancora su Mizzoni, che è tutto solo davanti a Volarevic. Infila all'incrocio dei pali. Capovolto nuovamente il risultato. Bolzanini in vantaggio. Bolzano schierato a 6-0. Mimikos che partecipa alla manovra collettiva. Stricker. Confusione ancora nell'attacco brissinese. Fortunato nella circostanza per vedersi riconsegnata la palla. Stricker. Kolodziuk. Kolodziuk aspetta a lungo per scoccare il suo tiro. Quando lo fa viene fermato fallosamente da Pandžić. Mimikos. Stricker. Questa volta Stricker è fortunato, perché la palla era stata quasi parata da Hermones.
poi però è rotolata dentro la linea di porta. Pareggio. Udovicic, Turković, Udovicic, che sorprende ancora Mate Volanovic. È un batti e ribatti su entrambi i fronti. Mimikos fermato fallosamente da Pandžić e Turković. Rientra Bulzamini. Non notare che da quando è uscito lui il Brissanone non è più andato a segno. Bellissima finta di Kolodiuk che supera tutta la difesa e insacca per il pareggio. Pandžić adesso viene tolto dall'attacco. Dejan, Turković, Udovicic, Valcher, Jonas Valcher con il numero 7, la mano dell'arbitro è alzata, Turković deve andare al tiro, colpisce solo il palo destro di Volarevic. Arcieri, ancora non è entrato in campo Dapiran. Di Giulio, i balli, Kolodiuk, c'è tanto spazio, che tiraccio di Davide Bulzamini che dai 9 metri mette la palla all'incrocio, nulla da fare per Hermones. 12-11, vantaggio Brixen. Topolev. Topolovec sulla posizione pivot, Valcher. Turković. Fallo su Turković. Udovicic. Turković fermato da Mimikos. Bulzanini devono andare al tiro. C'è la mano del passivo alzata. Mizzoni. Il tiraccio di Mizzoni viene deviato dalla difesa bianco-verde. Vedremo se il Brixen riuscirà ad ora ad incrementare il suo esiguo vantaggio di una rete. I balli, Mimikos, Kolodiuk. Kolodiuk, passivo adesso anche per il Brixen, c'è un fallo di Pandžić su Mimikos, la palla rimane nelle mani dei brissinesi che però adesso dovranno per forza andare al tiro, lo fa Ardian Ivalli che non lascia scampo a Hermones, vantaggio di due reti per i padroni di casa. Che pare abbiano preso le misure agli ospiti dopo essere stati decisamente sorpresi dal folgorante inizio dei biancorossi Bolzanini. Il passaggio per Mizzoni non va a destinazione, c'è però il fallo 9 metri. Si riprende con Pandžić,
persa la palla dai Bolzanini. Guardi Animalli, Bolzamini. Poco spazio per le ali brissinesi. Fallo di Walcher su Mimikos, che chiede 2 minuti per la cintura da dietro. Al centro adesso Kolodziuk, che dialoga con i balli. Tiro di Kolodziuk alla sua terza rete. Panzic, e questa volta per il Bolzano va a segno il numero 7 Jonas Walcher. Bolzamini che fa partire un missile, che Hermones riesce ad evare in fallo laterale. Palla già ripresa dai brissinesi, che impostano l'azione con Ardi Aniballi, regista. Braccato da Panzic, però c'è Kolodziuk, che però viene fermato fallosamente. Rigore per il Brixen, sotto le proteste di Tim Topolovic. È il primo rigore per il Bressanone. Sulla palla i balli, finta, doppia finta, e quando Hermonez già è seduto per terra manda la palla oltre lo specchio della porta. Ghiotta occasione fallita dal numero 19 brissinese di portare il vantaggio a più 3. C'è ora l'incitamento della tifoseria bolzanina. C'è fallo e 9 metri dunque a favore del Bolzano. Nel ruolo di pivot è rientrato l'ex brissinese Andrea Basic, autore di una rete sinora. Panzic ormai, Volaric ha preso le misure su Panzic, sparandogli il tiro con 2 mani. Ardi Aniballi, palla per Arcieri, che però non trova il momento giusto per entrare tra il primo e il secondo difensore. Bolzamini adesso sulla posizione di terzino destro, Stricker in regia. Difesa avanzata adesso dei Bolzanini, perde la palla Di Giulio. Ed è la rete del numero 24, Topolovic. Ci sono 2 minuti per Luca Stricker. E anziché 3 reti di vantaggio, il Bressanone si vede ora ridotto il punteggio ad 1 sola rete di vantaggio per via di 2 azioni poco lucide dei suoi giocatori in fase d'attacco. Bolzamini, ora gli arbitri decretano 2 minuti anche al numero 23 Dejan Turković. Che si prolunga nelle proteste, entrambe
le formazioni dunque. Anzi, Bolzano con un uomo in meno, questo non è, è al completo. Vedremo se riuscirà ad approfittare di questa situazione di sovranumero e andare a conclusione magari con un sistema. Il sistema consisteva ovviamente nel portare al tiro Davide Bulzamini, che allunga per il Bressanone sul 15-13. Entrambe le squadre hanno un uomo in meno adesso. Mi rettifico di quello che ho detto prima. Bolzano che sta giocando con l'extra player. Panzic che entra di prepotenza e va a segno. Grazie anche alla sua prestanza fisica. Decisamente la difesa brissinese nell'occasione è stata poco attenta nel marcare Panzic, che non appena intravede uno spiraglio non esita ad andare al tiro. Bulzamini. Entrambi i giocatori sono dentro l'area, gli arbitri decretano i 9 metri. Arcieri, Bulzamini, Ardiani, Valli. Doppio Kempa del Brixen, che riesce ad andare a segno con Stefano Arcieri alla sua prima marcatura su pregevole servizio di Riccardo Di Giulio. Palla recuperata dal Brixen, che va via con i balli. Di Giulio, Bulzamini, che però consegna la palla direttamente a Ahumada. Retrocesso per la sua squadra. È uno dei tanti errori tecnici dei brissinesi in questa prima frazione di gioco. Errori tecnici che appunto sono l'origine di un punteggio tutto sommato contenuto, che segnala un sostanziale equilibrio. E il Bolzano ne approfitta per riportarsi in parità sul 15-15. Grazie al tiro sotto mano di Udovicic. Adesso è Davor Ciutura a chiedere il time out. Quando mancano pochissimi minuti al termine di questo primo tempo. Sinora il Brixen non è riuscito a imporre il suo gioco in modo costante ai cugini bolzanini, consentendo agli stessi di rimanere aggrappati al punteggio in parità attualmente sul 15 pari. Un attimino per dare un'occhiata sulla classifica dei marcatori. C'è Panzic del Bolzano che con le sue 71 reti è al secondo, e Turković con le sue 63 reti al terzo posto della classifica generale marcatori. Anche Basic con 41 e Udovicic con 29 sono molto avanti nella classifica. Molto più equilibrati i marcatori bolzanini e brissinesi, con Stricker a 43, i Balli e Ardian a 27. Seguono altri 5 giocatori con più di 20 reti. Bulzamini, i Valli, in tre Valli. Bello scalare brissinesi, intercettato però da Udovicic. I Valli.
fermato fallosamente sui 6 metri. Il tiro finito in rete non è stato convalidato per decorrenza del tempo utile. Dunque, dopo 30 minuti giocati all'insegno di un sostanziale equilibrio, dopo che prima il Bolzano e poi il Bessanoni avevano condotto con 3 reti di vantaggio, punteggio che rispecchia più o meno l'andamento del gioco e che vede appunto il Bessanoni ancora in affanno per avere ragione dei suoi cugini di centro. Per il momento qua è tutto, ci sentiamo più tardi.
Si riprende dunque sul punteggio di 15 pari questo secondo tempo con Stricker che dà su Bulzamini, il quale inizia nuovamente dove aveva finito il primo tempo, e cioè andando agevolmente a rete e segnando la sua nona rete, appunto. Vedremo cosa cambieranno le due squadre, che nel primo tempo hanno alternato sprazzi di gioco pregevole con altre meno illuminati. Ed è nuovamente Pandžić che supera Volarević con un tiro in angolino basso. Questa volta Bulzamini tutto solo dai 6 metri, anziché andare al tiro, cerca la prodezza e perde l'occasione di andare a vantaggio, vantaggio che invece è realizzato da Erik Vudovicic, che porta nuovamente in avanti il Bolzano. Bressanone dunque che continua con i suoi errori tecnici, soprattutto in fase di attacco, che vanificano le pur pregevoli conclusioni di Bulzamini. Stricker bloccato da Pandžić. Quello di oggi finora non è lo Stricker visto nelle altre partite. E ancora Bulzamini che consegna la palla nelle mani di Ahumada, che mette in moto nuovamente l'azione offensiva del Bolzano, che con Udovicic va ancora a segno. Momentaccio del Brixen, che incassa la sua terza rete in soli 2 minuti. E per lo più anche Kolodziuk in camera un 2 minuti. E un Bressanose che sinora è rimasto, direi, molto al di sotto delle sue possibilità, e di questo deve essere accorto anche l'allenatore Cetura, che adesso ha mandato in campo Gianluca Dapiran e Maris Verhavkovs, che però debutta la sua azione con un tiro direttamente fallo laterale. C'è parecchio da aggiustare quindi nelle file brissinesi. Nove metri, la eseguita da Basic, Turković, Udovicic, ed è il numero 13, Francisco Ahumada, il cileno, che sigla il più 3 per gli ospiti. Un inizio di ripresa decisamente deficitario, quello dei padroni di casa, completamente in balia per gli attaccanti bolzanini. Stricker, Bulzamini, Versakos, che ancora una volta consegna la palla agli ospiti, che vanno via con Pandžić. Ahumada, che va a segno a porta vuota. Un momentaccio quello dei brissinesi, che di punto in bianco si vedono sotto di ben 4 gol dopo appena 4 minuti di questa ripresa. Vedremo se coach Cetura riuscirà a rimettere in carreggiata i suoi. Kolodziuk rientrato dai 2 minuti, Ardian Iballi che approfitta di un'incertezza della difesa ospite e porta i suoi a meno 3. Bressanone con una difesa 5-1
Turković in questo frangente incontenibile. Sul versante opposto c'è Kolodziuk che dai 6 metri in fila. Turković rallenta l'azione offensiva dei suoi impostando l'azione su Pandžić. Udovičić tornato ai suoi abituali livelli. Pandžić che cerca Basic. Gli arbitri decretano 2 minuti per Kolodziuk, che ha la sua seconda esclusione temporanea, questa volta per avere strattonato alla maglietta Andrea Basic. Turković. Fortunata la difesa brissinese in questo frangente. Non c'è fluidità nell'azione offensiva dei brissinesi, questo bisogna ammetterlo senza tentennamenti. Sono le 9 reti di Davide Bulzamini, frutto di azioni individuali a tenere in a galla la squadra di Davor Ciutura. I balli Bulzamini che va ancora a segno per la decima volta. 2 reti recuperate dai brissinesi che pare debbano trovarsi sotto per poter esprimere il loro gioco. Pandžić questa volta con un tiro irresistibile all'incrocio dei pali contro il quale anche Ciutura nulla può fare. 19-22. Stricca ora rientrato sulla posizione di terzino destro. Bulzamini, i balli da Piran. Fallo di Udovičić che si prende 2 minuti, anzi sì, dovrebbe essere Udovičić. No, anzi sono a carico del numero 24 team Topolovec. I 2 minuti sulla linea dei 7 metri. Stricker molto sicuro, quantomeno la settimana fa a Cassano. E anche oggi si conferma realizzatore di rispetto dai 7 metri. Ora è il Bolzano a dover giocare in inferiorità numerica. Udovičić. Ed è il numero 15, Jonas Rossignoli, a superare con un pregevole pallonetto Mate Volaric. Sempre 3 le reti di vantaggio del Bolzano, che è riuscito ad andare a segno anche in condizione di inferiorità numerica. Bulzamini, Kolodziuk. E il tiro di Giulio è parato da Pedro Hermones. Continua il momento negativo di Riccardo Di Giulio, che anche quest'oggi non riesce a mettersi in evidenza. Ancora 40 secondi di inferiorità numerica per i bolzanini. Pandžić braccato dai balli. C'è un fallo ai danni di Basic. Si riprende
Turković. Fermato fallosamente Dejan Turković. Gli arbitri decretano il rigore. Nulla da vedere oggi della pur solida difesa brissinese delle prime giornate. Bolzano che sì, ha dei marcatori, dei fombolieri, però ciò non giustifica l'odierna prestazione. Intanto Volarevic evita il peggio parando il tiro di Udovicic. E così scocca il decimo minuto del secondo tempo, che nel Bolzano tuttora in netto vantaggio di 3 reti. Kolodziuk, Bulzamini, arriva Stricker che segna la sua 3ª rete, che non sia il momento di Lucas Stricker, grande protagonista delle vittorie dell'ultimo mese, a consentire al Brixen di riprendere in mano questa partita. Sempre 6-0 la difesa brissinese. Panzic è ancora per un fallo su Andrea Basic. Gli arbitri decretano il rigore. Questa volta non più Erik Udovicic, ma Dejan Turković ad eseguire il rigore. Mate Volarevic fa posto a Alex Wierer, che ha la fama di paratore di rigori. Vedremo se è così anche oggi. Difficilmente però Dejan Turković a sua volta sbaglia le massime punizioni. Si dilunga l'asciugamento del parquet. Deve intervenire anche Henry Tiballi con un secondo strofinaccio. E così finalmente Dejan Turković può andare al tiro. E Turković non ha difficoltà a realizzare il suo secondo rigore di questa partita. 24-21. Bulzamini, i balli. Stricker converge al centro, palla per Bulzamini, che prende però solo il palo sinistro di Hermones, e la palla finisce nelle mani dei bolzanini per la disperazione dei brissinesi. E il numero 13 Ahumada, che è adesso piazzato sulla posizione di ala destra. Bolzano che sta dimostrando tutta la sua pericolosità e ripetendo la grande partita fatta valere contro il Fasano. Kolodziuk, questa volta il fallo è su Henry Tiballi, e ci sono altri 2 minuti questa volta a carico di Panzic. 2 minuti contro Panzic, che è la sua prima esclusione. Ancora Stricker contro Hermones. Implacabile Stricker,
che realizza il suo rigore tiene viva la speranza dei brissinesi ad agguantare finalmente gli ospiti che stanno affrontando questa partita a testa alta con notevole caparbietà. Jonas Walcher con il numero 7, Dejan Turković bloccato da Mimikos. Turković ovviamente sorvegliato speciale proprio per la sua propensione di andare a rete. Si riprende con i 9 metri di Andrea Bazic, che contro la sua ex strada sta disputando una grossa partita. Turković adesso ha marcato a uomo da Dapiran, Ahumeda, Valcher, Udovicic, sfondamento, va via il Brixen in seconda fase, deve però desistere. Incredibile, Henry Di Balli si fa soffiare la palla da Dejan Turković, rientrato dalla panchina. Ennesimo errore evitabile dei brissinesi, che paiono non trovare il bando della matassa. Inutili sinora le indicazioni di Ciutura dalla panchina. Mano alzata per i bolzanini, e questa volta Volarevic con una manata evita la segnatura di Erik Udovicic. Kolodziuk, Endri Tiballi a tenere vive le speranze dei brissinesi, che riescono ad andare almeno uno, che sia il momento giusto per i padroni di casa. Vedremo. C'è la marcatura avanzata di Dapiran su Dejan Turković. Bellissima rete del numero 24. Tim Topolovec. Sul fronte opposto c'è la parata di Hermones, che devia il tiro di Stricker prima sul palo. Stricker, Bulzamini, Stricker. Partecipa anche Mimikos all'azione offensiva. I balli, Kolodziuk, Mimikos, che riesce a mettere nel sacco per la prima volta in questa serata, 24-25. Ora ci vuole uno sforzo ulteriore di questo Bressanone se vuole avere la meglio su questo Coriaceo Bolzano. Pancic questa volta sbaglia il passaggio, va via il Bressanone, non si è sotto il tripudio del pubblico. Endri Tiballi con la sua quarta rete riacciuffa i bolzanini sul 25 pari, e dunque una fotocopia del primo tempo sino ad ora, con un Bolzano che ha tentato e trovato la fuga, che poi però è stato raggiunto dai padroni di casa. Si inizia praticamente ex novo. Questa volta Volarevic deve subire un gol tutto sommato evitabile. E un altro tiro dei brissinesi finisce sul palo. Bagar
e ancora il Bolzano ad avere la meglio. Manovra ancora il Bolzano con Turković, Udovičić, Bazić, Panzić. Sembravano passi. Doppio fallo su Dejan Turković. Si deve ripetere perché Rumada è dentro l'area dei 9 metri. Meno male per i brissinesi che Volarević riesce a neutralizzare il tiro di Panzić. Ciutura fa uscire i due fratelli Balli. Kulodziuk l'incursione di Stricker è neutralizzata per un fallo rilevato dagli arbitri. Il gioco deve essere interrotto per un'incursione. Del pulitore del parquet. Bulzamini Stricker. I Balli. Difficoltà dei Kulodziuk, non riesce ad andare al tiro, adesso lo devono fare i brissinesi. Doppia esclusione per Udovičić e Mimikos. Palla in possesso dei brissinesi. Incredibile passaggio sbagliato di Stricker su Di Giulio. La palla non arriva a destinazione e continua la sagra degli errori dei giocatori biancoverdi. Intanto c'è Baggar a bordo campo con i bolzanini che protestano. Turković in particolare e Sporcic. C'è il commissario di campo che cerca di riportare la calma, sta conversando con gli arbitri, vedremo cosa ne scaturirà. Grande agitazione a bordo campo. Già Cassano una settimana fa c'era da registrare una situazione caotica sulla panchina brissinese che per poco non costava la vittoria. Non ho capito bene di che cosa si stia discutendo in questo frangente. Il commissario di campo cerca di calmare gli animi. Vedremo che decisione prenderanno gli arbitri. L'impressione è che nessuno sappia esattamente cosa fare.
probabilmente si discute di un cambio a rato. Ci sono 2 minuti a carico di della panchina, comunque, non di un giocatore. Animi sempre riscaldati in questi derby, che ovviamente hanno una loro posta in palio altissima, per, se non altro per la supremazia dell'una o dell'altra squadra a livello provinciale. Finora tutto sembra andare in direzione del Bolzano, che conduce tuttora il parziale, anche se di una sola rete, però adesso approfitta di una superiorità numerica. Le discussioni non sono ancora finite, con Ciutura che sta e Neuner che stanno animatamente discutendo con arbitro e commissario di campo. I 2 minuti pare siano stati combinati contro Riccardo Di Giulio. Non si sa bene per quale motivo. E pare non sia finita qui. È un'interruzione molto lunga, più lunga del solito. Il tutto pare verta su un cambio errato da parte della panchina bolzanina, finita con una esclusione di 2 minuti, pare di capire, a carico di Riccardo Di Giulio. Anzi, pare addirittura una doppia esclusione per il Bressanone, che rimane in campo solo in 4. Adesso la situazione si sta facendo veramente problematica per i biancoverdi. Turković, Pandžić, Turković. Meno male che Volarević ci metta una pezza. La situazione però è tuttora più che complicata per i padroni di casa, che adesso giocano con l'extra player. L'ideale sarebbe, ovviamente, visto dal punto di vista dei brisinesi, che adesso riescano ad andare a rete. Bulzamini che consegna la palla in mano alla squadra ospite.
Topolovec ringrazia e manda in visibilio i suoi. Incredibile, Bulzamini anziché andare al tiro tutto solo ha optato per un ulteriore passaggio a un compagno, consegnando però la palla nelle mani di un avversario. Di Balli cerca di fare tutto da solo, non ci riesce perché è fermato dalla difesa ospite. Ciutura vede una situazione complicata dai suoi e chiede il time out. Ci sarà tanto da dire, però la domanda è se Ciutura riuscirà a imprimere i suoi quella verve che serve in questo incandescente finale di partita. Ancora 12 secondi al rientro del primo escluso, 38 al rientro del secondo, lasso di tempo che il Bressanone dovrà sfruttare andando a rete se non vorrà perdere di vista la squadra ospite. Mancano ancora 9 minuti alla fine di questa partita, 9 minuti lunghissimi per la verità, in cui tutto può ancora succedere, però per il Bressanone non sono più consentite ulteriori distrazioni. Stricker no, è incredibile. Il Bolzano ringrazia ancora una volta Topolovec. E sono 3 le reti da recuperare quando mancano 8 minuti e mezzo alla fine. Un Bressanone completamente in bambola, che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Questa volta gli arbitri decretano una punizione dai 9 metri. Nel frattempo anche il pubblico bressanese, solitamente molto rumoroso, è pressoché ammutolito dinanzi alle gravi deficienze dei suoi beniamini. Stricker, che anche Stricker tutto solo ai suoi metri non c'entra lo specchio della porta e manda la palla sulla sinistra di Hermonez. A questo punto non si intravede un cambiamento di rotta. Panzic, Dapiran che tenta di arginare l'azione offensiva di Turković, Udovicic e ancora gioco interrotto per pulire o meglio asciugare il parquet. Il tutto sta giocando direi a favore del Bolzano, che così riesce a risparmiare delle forze in vista di questo finale. Turković, Panzic, Dapiran, va a segno Gianluca Dapiran, 26-28. Finalmente una palla recuperata in difesa. Bisogna dire che il trio bolzanino centrale, composto da Udovicic, Turković e Panzic, sta giocando una grande partita, lasciando anche poco spazio agli avversari, sia in attacco e oggi sorprendentemente anche in difesa.
Palla in possesso dei Bolzanini. Cercheranno di mantenere il vantaggio di due reti. Marcatura ancora avanzata di Daperanzo, Turković, Panzic. Però la palla finisce ad Andrea Basic, che è incurante dei suoi ex compagni. Marcato stretto Bolzanini. Stricker, Bolzanini, Stricker, Henry Tiballi, che non riesce a centrare la porta. C'è però fallo di difesa in area e allora gli arbitri decretano il rigore sotto le proteste di Tim Topolovec. C'è il rigore battuto da Stricker, che va a segno. Ancora meno due, quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine. Ancora Turković attorno al quale ruota tutto l'attacco Bolzanino, ben coadiuvato da Udovicic e da Panzic. C'è fallo su Udovicic. 9 metri già eseguito. E Alumeda, Ahumada, scusate, non lascia scampo a Volarevic e riporta ancora più 3 il vantaggio dei Bolzanini. Stricker, Bolzanini, Andre Tiballi, finalmente Bolzanini si prende un cuore e va al tiro andando a segno. ...28-30... 4 minuti e mezzo dalla fine, si profila un finale incandescente, a meno che il Bolzano non riesca a mantenere 2-3 reti di vantaggio. Udovicic, fallo su Udovicic. Basic prende tempo. E ancora Ahumada a segno. Nulla da fare per Volarevic. E ora il tutto si sta diventando veramente complicato per il Bressanone, che nella disperazione fa uscire anche il portiere per impostare in sette l'azione d'attacco. Stricker, doppio marcamento su Bolzanini. E Mario Sporcic, ben consapevole dell'importanza, chiede un nuovo time out per bloccare sul nascere le velleità di recupero del Bressanone, che a questo punto pare veramente sconfitto, a meno che non ci siano delle cose imprevedibili. Non sembra però che il Bolzano voglia ancora rischiare degli attacchi insensati. E intanto sentite anche che il pubblico è, penso che è ammutolito da questo risultato, che è tutt'altro
che era tutt'altro che prevedibile, pur consci del fatto che i derby hanno sempre una loro storia a sé. Nulla faceva presagire che il Bressanone, dopo 8 vittorie consecutive e come capo classifica, possa soccombere di fronte a un Bolzano certamente consapevole dei propri mezzi, ma soprattutto deciso, molto più deciso dei padroni di casa, a cercare questa vittoria che a questo punto sembra veramente a portata di mano. Adesso ci sarà probabilmente un cartellino rosso a danni di Turković per il brutto fallo su Ardi Aniballi. E così è, Turković deve lasciare il campo. Il cartellino rosso contro Dejan Turković non cambierà presumibilmente nulla all'esito di questo incontro. Turković, grande protagonista di questo incontro, che come regista e realizzatore è stato senz'altro colui che ha assunto il ruolo più importante nelle file dei bolzanini. Ecco, vedremo adesso cosa il Bressanone saprà fare in questi ultimi 3 minuti. Tanto Bulzamini va a segno per la cronaca per la 12ª volta. E ora il Bressanone dovrà tentare il tutto per tutto. E infatti c'è la marcatura avanzata a uomo nella speranza che i bolzanini producano un passo falso o un passaggio falso. Panzic, Aumena, palla recuperata dai brissinesi che adesso devono andare via, e infatti lo stanno facendo con Lucas Ficker. Kolodziuk, rete di Kolodziuk. E adesso il finale si sta facendo incandescente con Sporcic che chiede il suo terzo ed ultimo time out. Manca poco più di un minuto alla fine. Il Bressanone è riuscito ad accorciare ulteriormente il risultato, però manca sempre una rete ancora e la palla è in possesso dei bolzanini. Vedremo se adesso, senza il loro faro, il regista Turković, sapranno condurre a fine questa partita con l'esiguo vantaggio di un gol, oppure se dal punto di vista del Bressanone si avverrà il miracolo di un punto raggiunto proprio in extremis. Un minuto e mezzo, 1:40 per la precisione, da giocare ancora. Walcher, numero 7,
Pancic, vedremo fino a quando. E i Brissinesi tornano in possesso della palla quando manca 1:20 alla fine. Bulzamini, Kolodziuk, rete, incredibile. Quando manca 1 minuto abbondante alla fine della partita, il risultato è in perfetto equilibrio, 31-31. Vedremo adesso chi avrà i nervi più saldi. Pancic, Valcher, passi, no, non sono fischiati. Palla consegnata ai Brissinesi, che adesso hanno addirittura la possibilità di concludere la partita con la palla in mano. Finale di partita incandescente, con Strecca in cabina di regia. I balli, converge al centro Bulzamini, fallo su Bulzamini. Attenzione, mancano solo 8 secondi, si dovrà tirare. E così a questo punto la partita finisce praticamente in parità. C'è ancora da eseguire un 9 metri, però non si può pensare che questa azione possa concludersi con un gol. 9 metri a favore da Bressanone. Chi si assumerà la responsabilità del tiro? Sembra che sia Kolodziuk. Una cosa comunque certa è che il Bressanone non perderà una partita che l'aveva visto ormai sulla strada degli sconfitti. Ecco, così sul punteggio di 31 pari finisce questo 64esimo derby Alto Atesino tra il Bressanone e il Bolzano. Sicuramente il Bressanone è da recriminare per tante occasioni fallite, però alla fine deve essere più che contento di avere ancora racciuffato in ultimo extremis un punto che ormai sembrava irrimediabilmente perso. Onore al Bolzano, che ha disputato una grossa partita grazie soprattutto ai suoi tre frombolieri, terzini e il centrale, che hanno messo in grossa difficoltà i padroni di casa, che così mantengono la loro imbattibilità, però perdono un primo punto in questa stagione. Vedremo fino a che punto ne sapranno approfittare i diretti avversari impegnati quest'oggi in altrettante sfide sugli altri campi. Qui da Bressanone è tutto, ringraziato per la visione e auguriamo una buona serata.